tipi umani di cui abbiamo parlato sono molto conosciuti nella formazione negli States. Quando io e Carolina ci recammo una decina d'anni fa in California, il primo mese a casa della nostra amica, giravamo spesso nelle librerie che c'erano lì, bellissime tra l'altro. Si andava col carrello della spesa, ci sono i bar dove uno può stare seduto, guarda. E proprio lì trovai un libro sui tipi umani, tra l'altro chiarissimo, lo portai a casa e dopo averne letto una parte mostrai il mio entusiasmo alla nostra ospite, la quale lavorava alla Motorola. Come risposta lei si alzò, andò in camera sua e mi portò una copia del libro e mi disse: vedi, questo libro lo conosciamo tutti qua, nel senso che è considerato il tipo di test aziendale più efficace che esiste. Un gruppo di esperti di più umani si recò una volta in un'azienda dove avevano dei problemi, li chiamarono per questo ovviamente, problemi relazionali, e i dirigenti erano pronti a parlare di che tipo di problemi l'azienda aveva di fare tutti i giorni, ma gli esperti più umani dissero: no, non abbiamo bisogno che lei ci dica quali sono i vostri problemi, ne abbiamo solo bisogno di un'oretta di tempo per sottoporre alla persona una serie di questionare, in modo da capire quali sono i tipi umani che ci sono nei diversi livelli e settori dell'azienda. Okay. Così fecero, si studiarono organigrammi e tipi umani che c'è in diversi livelli, e poi il giorno dopo tornarono e disse: adesso vi diciamo noi quali problemi avete voi nell'azienda. Quindi se voi avete un problema di questo tipo tra questa e quest'altra persona, i dirigenti dicono: sì. E poi avete questa e quest'altra? Sì. E poi avete un problema tra questo ufficio e quest'altro? Sì. E poi in questo ufficio le cose non funzionano spesso, sì, da me? Sì. I dirigenti rimasero sbalorditi. Ma è un fatto normale, perché i tipi umani junghiani, nella versione Myers Briggs, sono probabilmente il test più predittivo che esista, più valido che ci sia. È molto facile, molto semplice, ma coglie alcuni elementi centrali delle relazioni umane. E siccome va a applicare le fondamenta, proprio per questo ha un grande impatto. Non serve solo per, come dicevo prima, per creare team, per creare sinergia tra le persone, gruppi funzionanti, per definire gli obiettivi, insomma, tutte le cose che si fanno in azienda. Ma serve anche per dare il meglio di sé, per capire se ci troviamo nel luogo giusto e se stiamo usando bene le nostre risorse. Allora, i tipi umani servono per passare dal giudizio, e quindi alle etichette che bloccano le persone e le rendono chiuse e difese, alla valorizzazione, all'accoglienza, all'accettazione e al fiorire delle risorse che ciascuno può portare. Quindi passaggio fondamentale per poter sviluppare intelligenza e creatività. In fondo è inutile ripeterlo qua dentro, in ogni progetto, in ogni impresa, quali sono le risorse più importanti. Oggi lo riconoscono tutti, sono le persone. Il capitale umano, il capitale delle conoscenze delle persone, il capitale relazionale è ciò che c'è di più importante in qualunque organizzazione. Bene, introduciamo adesso altre due coppie che ci sono, oltre a estroversi, introversi, già espressive. Allora sono la tre, in alto, intuitor e senso. Intuito e senso. Partiamo dal sensor. Sensor vuol dire colui che porta la sua attenzione soprattutto alle cose che si vedono, si toccano e si sentono, cioè porta attenzione a ciò che si percepisce attraverso i sensi, a livello sensoriale. L'intuito non è che non ha attenzione ai sensi, se no non sarebbe vivo, però privilegia l'attenzione a livello più astratto, a livello delle idee, a delle relazioni tra le idee. Conseguentemente,
un sensor è interessato a cose che si vedono, si toccano e si sentono, e in un progetto dice, vabbè, ma entro quanto lo facciamo? Quanto ci guadagniamo? Quali sono i vantaggi materiali di questo progetto? L'intuito non si motiva attraverso questo, almeno questo non gli è assolutamente sufficiente. L'intuito ha bisogno di sognare più lontano. Quindi l'intuito vede il territorio da un punto più alto dello spazio e ha un arco temporale, considera un arco temporale molto più ampio, cioè praticamente quello che fanno poi i nostri politici in generale, no? Voi a volte non capite gli interventi importanti che fanno i politici perché siete spesso sensor attaccati ai vostri soldi, ai vostri tasse, ma loro invece hanno un arco temporale molto lungo e quindi fanno un bene comune, ma noi non riusciamo a capire, visto che c'è questo populismo, questa antipolitica, fondamentalmente questo. Un buon uomo politico deve avere un'ampia visione temporale e anche spaziale. Benissimo. Cosa succede quando un sensor o un intuito si incontrano relativamente a un progetto, specialmente se il sensor è radicale e l'intuito è radicale anche lui? E sono dolori, perché l'intuito è interessato solo a esprimere delle grandi idee, senza queste lui non si motiva minimamente. Il sensor è interessato solo a quello che si farà un'ora dopo, per cui delle grandi idee per lui è, le grandi idee per lui sono aria fritta, è tutto inutile. Ora, è abbastanza chiaro che in un'organizzazione occorrono entrambi i livelli molto ben sviluppati. Ma dirò di più, che è bene che questi livelli siano presenti nella singola persona, cioè se una persona si radicalizza troppo sul sensor, allora si dà da fare come una bestia nel lavoro, ma non sa manco perché lo fa. Non sa se sta realizzando le cose che deve essere. Viceversa, l'intuito, se è troppo intuito, personalmente, è come avesse la testa nelle nuvole. Ha delle grandi idee, dei grandi progetti, ma poi in realtà non concretizza quasi niente. In ogni tipo umano, in ogni coppia di tipo umano, abbiamo una zona, un range, entro il quale la miscela tra le due tipologie è produttiva, cioè c'è qualcuno che è un po' più intuito e un po' meno senso, qualcuno un po' più senso e un po' più meno intuito, però tutte e due funzionano piuttosto bene. Il problema nasce se uno è troppo intuito e radicale o è troppo senso, beh, questo allora cominciano ad essere. Chi si trova a essere in queste condizioni, che cosa può fare? Beh, la prima cosa da fare è darsi ragione in modo che così si peggiora. Una volta che però, continuandosi a dar ragione, non risolve i suoi problemi, un giorno può dire, forse posso fare qualche piccolo cambiamento. E se vuole cambiare un sensor, cosa deve fare? Cominciare gentilmente a frequentare qualche intuito senza prenderlo per cretino, per stupido, per fatto. Cominciare a interessarsi del mondo dell'altro. Un buon team è formato di persone variegate che stanno un po' nei diversi livelli. Naturalmente le persone troppo radicali possono sempre creare problemi, questo è ovvio.